Noi in questo libro raccontiamo storie di persone che col loro comportamento, con la loro coerenza hanno contribuito a costruire la storia positiva di questo paese, di un secolo e mezzo o più di questo paese. Noi non parliamo solo di personaggi importantissimi e noti che sono punto di riferimento e faro per le persone oneste e per bene che amano la giustizia, la legalità, la generosità, la bontà, quindi Ciolo Falcone e Borsellino, ma raccontiamo storie, vite, coerenze di tanti calabresi, donne, uomini, bambini che col loro sacrificio ci hanno indicato la via della giustizia, la coerenza e il coraggio. Penso ad esempio a Rocco Gatto, penso a Losarno, cioè penso al piccolo Cocò, penso a Lea Garofalo. Quindi raccontiamo in modo semplice, con un linguaggio comprensibile ai più, ma soprattutto ai giovani, raccontiamo le loro storie perché siano di memoria e siano soprattutto di guida, da guida per i giovani, per le nuove generazioni. Sono importanti se si raccontano delle storie vere, se si fa ricerca, se sono il copia e incolla da internet non servono. Che abbiano la forza, la volontà di votare secondo coscienza. Per me la prima cosa che mi viene da dire è ricordare, fare memoria significa dare un senso a quella morte, non solo quella di mio padre, ma quella dei tanti altri uomini, donne dello Stato che hanno sacrificato la loro vita per tutti noi. E, passano gli anni, c'è sempre la paura che il velo della dimenticanza o dell'ignoranza per i più giovani possa diciamo fare scivolare nel silenzio quelle che sono voci che non possono più parlare e che devono parlare attraverso noi. Ecco, dare un segno di memoria significa tenere viva la storia del nostro paese e, per quanto mi riguarda, dare sempre una luce di speranza ai più giovani, perché tanti, ripeto, uomini e donne e ragazzi, anche giovani come loro, hanno saputo lottare per un futuro migliore e noi vogliamo trasmettere questo segnale di speranza. Una figura come quella di Nicola Gratteri può avvicinare i giovani a questa sensibilità, alla conoscenza di questa parte di storia? Sono sicura di sì. Prima di tutto lui la avvicina col suo esempio, con la vita, col suo impegno, con avere dedicato tutto se stesso, non solo alla giustizia ma alla Calabria. Il suo legame col territorio, la sua presenza in tutte le scuole, il suo parlare con i giovani sicuramente danno un segno di questa sua presenza e di questo suo impegno. E il libro che ha scritto, che è un libro leggibile fin dalla più giovane età, è un modo per appunto fare memoria, trasmettere questi ricordi. Sono contento di essere tornato a Catanzaro, un posto dove vengo spesso in vacanza, al Lido. E è importante perché la mafia ha cambiato strategia un po' in tutto il mondo. Meno, molto, molto, molto meno omicidi e molto più infiltrazioni economiche, politiche, eccetera. Quindi i ragazzi, i giovani, alla fine non la percepiscono. Non è come negli anni 90 che ammazzavano, per fortuna non è più come allora che ammazzavano in due per tre. Quindi bisogna testimoniare la presenza, le nuove forme di presenza delle organizzazioni mafiose, proprio perché i ragazzi, i giovani e la popolazione la percepiscono di meno. Per questo è importante. Devo dire che Catanzaro comunque è molto meno esposta, per fortuna di altre città, molto ben tenuta, devo fare i complimenti all'amministrazione, certamente, e quindi comunque siamo qui per spiegare che anche se non si vede c'è. Io a Reggio ho preso 6.000 voti, che non sono pochissimi, non sono entrato in consiglio comunale per 40 voti. E ci sono stati dei brogli, non ho capito bene a che punto è l'indagine e quindi forse nessuno mi ha proposto nulla, 6.000 voti non sono pochi, cioè adesso poi chissà quanti ne avrei presi, penso dopo anche il lavoro fatto nel territorio eccetera. In merito ai candidati, scusa la battuta, in merito ai candidati, beh, non mi piace dare giudizi preventivi. La dottoressa Bruni, la stimo,
come scienziato, ha fatto un bellissimo lavoro ed è una, sicuramente una persona per bene, quindi su questo non ci sono dubbi. Roberto Chiuto, un politico navigato di grande esperienza, dice di voler puntare sul turismo e di voler sensibilizzare le autorità romane, le istituzioni romane sulle problematiche della Calabria. Se lo fa, al mio appoggio. Mario Oliverio, per carità, un grande politico, però ogni cosa ha la sua stagione. Io mi sarei messo più a disposizione di qualcun altro che candidarmi in prima persona, però va benissimo anche questa candidatura. De Magistris, onestamente, non ho capito il senso di... Tra l'altro è ancora sindaco, cioè fa la campagna elettorale da sindaco. C'è evidentemente un pezzo di sinistra che non si riconosce nel PD, che lui spera di intercettare. Onestamente la filosofia di questa candidatura mi sfugge, e mi sfugge anche il contributo, visto anche le condizioni tragiche in cui il comune di Napoli. Quindi, diciamo, nulla da dire sul piano personale, anzi, sul piano politico mi sfugge il senso di questa candidatura, però ben venga, cioè più sono e meglio è.